Letizia? Cosa vuol dire essere un buon amico, amica? Per te l'amicizia è vera? Che cos'è per me la vera amicizia? Bella domanda. Io ho dovuto impararlo a mie spese. Cosa non vorresti che fosse fatto dal tuo tua amico amica? Ma ti rendi conto quanti compiti ci danno? Io proprio non ce la faccio. A chi lo dici? Ma alla fine che si fa questa sera? Boh, non so, con tutti questi compiti. Sì, è vero, ce ne danno un sacco, però alla fine io ce la faccio, va. Per te è facile parlare, sei una secchiona. Mi applico. Mannaggia sti compiti. Ciao. Ciao. Che fa di bello? Parliamo della fine del mondo. A proposito della fine del mondo, la settimana prossima abbiamo il tema di italiano. Uffa, io odio i temi. A chi lo dici? Facciamo i compiti insieme domani? Non lo so, ci devo pensare. Ok, fammi sapere, ma non ti dimenticare come l'altra volta. Ma dove voi avete finito i compiti? Ma dove sempre di compiti parlate? Ciao! Ciao! Che facciamo stasera? Andiamo in centro? Sì, sì, perché no? Come rispondi subito a lei, no? Sì, sì, per me va bene, voi? No, non voglio andare al centro. E dai, andiamo in centro! Va bene. Ciao Marco, come stai? Bene. Silvia, che bei pantaloni che hai! Ti grazie. Stanno proprio bene! No, veramente sono. Raga, me ne devo andare con i miei a fare compere. Che peccato, è ancora presto. Però dopo ci sono, fatemi sapere. Ci penso io. Ciao. 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 Ragazzi, visto che per il centro c'era qualche problema, allora andiamo al cinema? Per me va bene. Sì. Sì, però dai, che qui comincia a far freddo. Va bene. Finalmente una proposta decente. Ok. Sì, sì, per me va bene. Anche per me. Sì, andiamo. Ragazzi, voi iniziate ad andare, io devo passare da casa per prendere i soldi. E che avvisa Silvia? Beh, l'avviso io. Pronto? Silvia, la devi smettere di fare la smorfiosetta con Marco. Ma chi parla? Lui non ci vuole, vuole un altro. Non l'hai capito ancora? Lascia perdere, non è per te. Pronto? Pronto? Pronto?
Anzi, che ne dite di andare a vedere Underworld il risveglio? No, no, film di paura no. Ma è in 3D. Meglio farsi due risate con Benvenuti al Nord. Sì, sì, sì. Andiamo a fare i biglietti? Ma dov'è Silvia? Chi la doveva avvisare? Io vado a fare i biglietti. Ehi, guardate, c'è Chiara da sola. Per avere una buona amica, prima bisogna imparare ad essere una buona amica. Io sono felice nonostante mi venga da piangere. Sono felice perché ho capito di avere una grande, vera amica. Ho scoperto di avere tanti amici che mi vogliono bene per quello che sono. Mi vogliono bene, anche se sono stata una stronza. Ho fatto una gran bastardata a Silvia, ma lei mi ha perdonato. Non vale nulla avere un bel ragazzo se per averlo si fa qualcosa di male. Un colpo basso alla propria amica. Amicizia è essere felici insieme. Non esiste felicità a discapito degli altri.